Continuerai ad indossarla, la tua vera volontà. Ma immaginavo che era questa domanda. Lo so, siamo prevedibili, sono prevedibili. No, niente, beh, premessa che comunque l'obiettivo di ogni giocatore è quello di giocare nella categoria più alta, quello credo che la società lo sa, il mister lo sa, però sicuramente io a Vercelli sto bene, e si stanno facendo dei discorsi sempre comune accordo con la società di eventualmente anche di rimanere qua, quindi per me non è un serissimo problema. Quindi a parità di categoria deve essere Vercelli. Sì, sì, diciamo così. Però ecco, ripeto, stiamo facendo dei discorsi alla società che giustamente rimangono privati tra di noi, e quindi niente, comunque sto continuando a lavorare cercando di trovare la forma migliore, perché comunque la mia testa è rivolta al campo qua e alla Pro Vercelli, e che in questo momento non sto benissimo fisicamente, e come magari anche altri ragazzi, ma io lo sto magari subendo un po' di più la preparazione, quindi il mio obiettivo adesso è ritornare subito a stare bene e a dare il mio contributo alla squadra. E se questi discorsi con la società fossero del tipo di un progetto di volontà risalita, potrebbe essere questo che vi spingerebbe a restare qua anche in caso di chiamata di... Ma io sono sincero, sono un ragazzo ambizioso, sono ancora abbastanza giovane per puntare in alto, quindi i discorsi della società... Macalli no, sinceramente. Io Macalli non l'ascolto neanche, però ripeto, questi sono i discorsi che sto affrontando con la società, perché comunque a me piace vincere, credo che piace anche al presidente, quindi l'obiettivo... si cercherà quello, poi il calcio è strano, quindi adesso ci sono ancora dei giorni di mercato, parlerò con, c'è un appuntamento con il presidente, quindi parleremo chiaramente e poi si vedrà. Ma il presidente torna giovedì, quindi poi da giovedì in avanti ci incontreremo e parleremo. Credo che comunque il presidente è ambizioso, come lo sono io, come il mister e come vedo che la squadra sta lavorando. Quindi ci sono tutti i presupposti per continuare. Prego. Se tu arrivi da categorie superiori, c'è stato il prospetto in questo primo mese e mezzo di lavoro con un allenatore emergente, no? La sua prima avventura da professionista, come lo giudichi, come giudichi il suo lavoro, come l'hai trovato, insomma? Ma partiamo dal presupposto che comunque il campo poi dà sempre ragione all'allenatore. Se arrivano i risultati, qua in Italia è così, cioè, chi vince è bravo, chi perde è scarso. Io posso dare la mia opinione da giocatore, che è quasi nulla, perché comunque io devo pensare a giocare, però mi sto trovando molto bene, è un allenatore molto preparato, ambizioso, che è molto importante, che non lascia nulla al caso, e quindi stiamo lavorando bene e speriamo che possano arrivare i frutti. Quasi tutti gli allenatori nuovi, non si dicevo, salvo quelli che hanno lì, che sono saliti, però ci sono un sacco di allenatori nuovi, quindi tutti i contratti del 2013 e molti allenatori giovani, al di là del carico, forse che ha questa propria esperienza in Serie B, e lo spagnolo che ha... C'è Torrente a Cremona, che ha da un paio di anni che allena. No, ci sono molti giocanni, per esempio, quello del Mezzane, come si chiama, Colini, che ha smesso i pantaloncini qualche mese fa, per cui si punta forse il fatto che non vorrei procedere anche. Ma io credo che comunque il calcio negli ultimi anni è cambiato molto. Quindi la figura dell'allenatore è un po' cambiata, deve lavorare, una volta magari si riferiva al campo, stare là 2 ore e poi si andava a casa, si staccava, invece adesso un allenatore
secondo me anche giustamente deve vivere giorno e notte pensando come può migliorare la squadra, studiare gli avversari e preparare le partite, quindi credo magari un allenatore giovane che viene quasi dal campo perché magari ha smesso poco prima, ha tutte queste caratteristiche e la voglia di emergere. Io posso parlare di come stiamo lavorando qua, stiamo lavorando bene, quindi in questo momento la mia opinione è positiva. Speriamo, come ho detto prima, che i risultati arrivino, che tutti siamo contenti, il presidente è contento, noi siamo contenti, perché comunque quando si perde si vive male, si vive molto male, e quindi niente, cerchiamo di lavorare, di continuare a lavorare, perché come ho detto prima non stiamo ancora bene. E quindi spero che la vera Provercelli venga fuori tra un po', quando le partite iniziano a contare veramente. Secondo te sulla carta Provercelli può essere considerato tra le favorite? Tra le favorite magari c'è qualche squadra che ha qualcosa in più in questo momento. Però so che la società sta lavorando per migliorare la situazione, quindi secondo me con qualche innesto, però non aspetta mai a dirlo e a deciderlo, quindi sono tutte cose che aspettano la società, però con qualche innesto potremmo essere, secondo me, non dico per vincere, però per giocarcela. Poi il campo è quello che parla, e il calcio è strano. Anch'io l'anno scorso all'inizio stagione non pensavo mai che poteva finire così, invece è finita così purtroppo, quindi ho vinto anche dei campionati dove magari non partivo tra le favorite, quindi il calcio è questo. Tu ti vedi allenatore tra 10-15 anni? No, io in questo momento penso a giocare e cercarlo di farlo bene, quindi mi fate delle domande che mettete anche magari in difficoltà, perché no, nel senso che poi tutte le risposte sto dando sto cercando di comunque darle da giocatore, che non aspettano a me a prendere delle decisioni. È chiaro che comunque anche un giocatore, soprattutto nella protezione, in ogni caso sono intelligente, vede sul campo come si muove la squadra. Sì, no. D'accordo o meno, e proprio per questo devo permettere un'altra domanda, per esempio, raccogliendo quelle che sono anche le voci dei tifosi che sono un po' preoccupati, per esempio, sulla mancanza di una punta di peso. Tu ritieni, hai parlato prima del calcio che è cambiato molto negli ultimi anni, dipende molto dal modulo che cui imposta poi l'allenatore. Secondo te è ancora fondamentale la presenza di uno che la metta dentro, il classico centravanti, oppure se ne può fare a meno? Ma io che gioca e che vede un po' la situazione. Questo non posso dirlo, perché dipende un po' dal modulo che vuole adottare il mister. Io parlo dei giocatori che noi abbiamo in rosa in questo momento, e secondo me sono dei giocatori che la C1, anche la categoria superiore, possono fare. Non faccio i nomi perché comunque li sapete voi, sono tutti giocatori che hanno giocato tanti anni in C e anche in B, cioè stiamo parlando che quindi ma sì, magari sulla carta qualche squadra ha qualcosa in più, ma sulla carta è facile vincere i campionati. Per quello, poi in C ancora di più che in altre categorie, dove bisogna avere fame, bisogna avere voglia di lottare su ogni pallone, l'organizzazione, quindi sono tutte cose che poi vengono limate con queste cose qua. Uno può avere anche i nomi, ma se non si corre in campo è difficile. A posto? Grazie. Posso, grazie. Grazie. Allora, per quanto riguarda il triangolare di sabato sera, l'abbiamo messo già sul sito stamattina, la Provercelli parteciperà a questo Memorial Sauro Jacopini allo stadio Arena Garibaldi di Pisa. La prima partita alle 20:30 sarà tra Provercelli e Viareggio, la seconda partita sarà tra Provercelli e Pisa e la terza tra Pisa e Viareggio. Saranno tre tempi della durata di 40 minuti ciascuno. Se al termine dei 40 minuti ci fosse un risultato di parità, si calciano subito i rigori 40. La Provercelli si allenerà domani, che è giovedì, con una doppia seduta 10:30 e 16:30.
venerdì solo pomeridiano alle 16.30 e poi naturalmente sabato nel primo pomeriggio partirà per Pisa, dove sabato sera ci sarà questo triangolare. Domenica giornata di riposo e poi da lunedì inizierà la settimana tipo che ci porterà poi all'esordio del primo settembre a Lumezzane. Ma Albertino di solito fa correre l'evento? No. L'ultimo è venerdì pomeriggio. Per quanto riguarda la tanto attesa e sospirata assemblea di Lega, la data è stata definita, sarà il 29 agosto, con tutti annessi e connessi, che poi naturalmente chi di dovere vi dirà quello che ne verrà fuori, eventuali scioperi, slittamenti, ritardi, quelle cose lì. Basta, direi che altre cose non ce ne sono, adesso appunto aspettiamo che arrivi Manuel Scavone.